Per lui solo un miracolo. Non lasciano spazio a speranze le parole pronunciate in modo ufficiale dall'ultimo bollettino emesso nel pomeriggio dall'ospedale San Bortolo di Vicenza sulle condizioni di un bambino di 16 mesi colpito da meningite fulminante. Il bambino, ricoverato già da qualche giorno, non ha mai abbandonato la terapia intensiva pediatrica, dove è stato assistito da medici e infermieri che hanno tentato il tutto per tutto. Accanto a lui i genitori. Erano stati proprio loro, residenti a Bolzano Vicentino, a portarlo al pronto soccorso qualche giorno fa, preoccupati per la febbre altissima che lo aveva colpito. Infausta, purtroppo, la diagnosi. Il bambino è affetto da una meningite da pneumococco. Secondo i sanitari si tratta di una forma non contagiosa. Non esiste quindi alcun pericolo perché è stato a contatto con lui. Già in tarda mattinata le notizie non erano confortanti. Alle 16 i medici hanno attivato la commissione per la dichiarazione della morte cerebrale del piccolo.